Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, si sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica». Iniziamo ancora una volta l'itinerario in ascolto della parola di Dio. Avete visto che anche quest'anno sul volantino che presenta l'iniziativa ci sono 7 incontri, 7 lezioni divine, poi ci saranno 3 serate intitolate Nel deserto, un po' come abbiamo fatto gli anni scorsi, sul monte, al mare, e poi c'è questa nuova proposta per chi lo desidera di vivere un tempo quest'estate, non molto lontano da qui ma in montagna, per poter vivere giorni con la parola di Dio e la possibilità di camminare. Il cammino non è soltanto un passeggiare, ma dice già qualcosa nella vita. Sono giorni fraterni di ascolto della parola, anche lì ci lasceremo aiutare da San Giovanni nella prima lettera. Vorrei partire da quanto, questa è una cosa inedita, ma da quanto l'arcivescovo ha detto a Rubiano la sera del 17 giugno scorso, incontrando il consiglio pastorale e il consiglio degli affari economici di questa comunità pastorale. Ha detto molte cose quella sera l'arcivescovo, ma inerente a quello che noi stiamo vivendo, ha detto così: una comunità si deve interrogare. La lezione divina, la preghiera, l'adorazione, gli esercizi spirituali sono un punto fondamentale, perché da lì deve venire la certezza che siamo fatti per vivere, non per morire. Essi, continua l'arcivescovo, non sono per dare sollievo psicologico,
a chi ha bisogno di essere un po' incoraggiato. Ma la lectio divina vuol dire entrare nel cuore del messaggio cristiano per ricavarne la speranza. Sono queste parole autorevoli che ci spingono ad andare avanti su questa strada. E lo stesso arcivescovo nella lettera pastorale di quest'anno scriveva: propongo per questo anno pastorale di ascoltare, leggere e meditare i capitoli 13-17 del Vangelo secondo Giovanni. Quindi la scelta è un'indicazione che ci viene data per il nutrimento da parte di chi è responsabile della nostra fede, di chi guida questa Chiesa. E questi capitoli 13-17, volendo durante l'anno, sarebbe bello leggerli, approfondirli, meditarli, anche a livello personale. Questi capitoli hanno come contenuto i gesti e i discorsi dell'ultima cena. Cioè, noi potremmo dire che quello che noi ascolteremo quest'anno sono i gesti, oggi ne abbiamo visto uno, ma anche le parole che Gesù dice al termine della sua vita, una specie di testamento spirituale. Quando uno sa che sta per morire, non dice delle banalità o delle sciocchezze, dice le cose che più gli stanno a cuore, le scoperte più importanti della sua vita. E questo testamento spirituale Gesù l'ha lasciato ai suoi apostoli, ma anche a noi. E quindi, prima di morire, il Signore ci consegna queste parole dicendo: guarda, questo è un po' il mio desiderio, questo è il mio testamento, tu cerca di seguire queste indicazioni. Gesù vuole consegnare i suoi ultimi pensieri e li affida ai suoi. Quindi noi dovremmo raccogliere queste parole e custodirle nel cuore. Io penso che sarà capitato anche a voi, o per un parente o per un amico, che tu lo incontri, ti dice una cosa e poi non lo incontri più. Io ho in mente l'ultima cosa che mi ha detto il Cardinal Martini 2 mesi prima di morire. Una cosa che non ho mai voluto dire a nessuno, ma che custodisco nel mio cuore. E diventa per me motivo di consolazione, anche motivo di... come programma di vita. Ognuno di noi può dire qualcosa, può ricordare le ultime parole del suo papà, della sua mamma, qualcuno di sua moglie, di suo marito, qualcuno di un amico, le ultime parole. E partiamo, dopo questa introduzione a tutto l'itinerario, partiamo con L'amore incompreso, brano che noi, quello della lavanda dei piedi, conosciamo bene, perché penso che tutti ricordiate quel momento particolare in cui abbiamo fatto come comunità pastorale gli esercizi spirituali. Era appena scoppiata la pandemia, eravamo nel mese di marzo e avevamo fatto questo itinerario in streaming. Avevamo fatto 4-5 sere solo su questa pagina. Tutto parte dal fatto che Gesù comprende che sia arrivata la sua ora. Ricordate quel brano all'inizio del Vangelo di Giovanni, proprio i primi capitoli, quando Gesù dice a Maria: guarda, non è giunta la mia ora, adesso invece l'ora è giunta. È giunta la sua Pasqua e decide
di amare fino alla fine, senza misura. Noi diremmo di dare tutto quello che aveva. E prima di pronunciare il suo discorso da Dio o questo testamento spirituale, prima delle parole, compie un gesto che scandalizza. Noi lo vediamo e lo guardiamo con simpatia quando si poteva fare, adesso non si può neanche fare, almeno in questi anni, al Giovedì Santo, vediamo che appunto il sacerdote lava i piedi ai bambini e noi li guardiamo. Ma questo gesto è un gesto scandaloso. Un gesto che manifesta un dono dato con libertà piena. Questo dono è la sua stessa vita. Gesù, lavando i piedi, dona la sua vita fino all'ultima goccia di sangue. E solo Giovanni nel Vangelo racconta questo gesto. Solo Giovanni. Gli altri tre, i sinottici, raccontano l'istituzione dell'Eucaristia. Potremmo dire così. Giovanni racconta un gesto di amore. Gli altri tre raccontano la messa. Questo gesto e i discorsi che seguono, tutti avvengono nel Cenacolo. Chi tra noi è stato in Terra Santa dovrebbe a questo punto pensare, anche con la mente, la fantasia, il ricordo, l'immagine, a quella stanza al piano superiore, quella stanza spoglia dove è avvenuto tutto questo. E questo gesto avviene in questo luogo con gli apostoli e qui siamo all'ultima sera della vita terrena di Gesù, durante la cena pasquale. Dunque si tratta di un incontro di addio. I discepoli non si rendono conto, ma Gesù sa che quella è l'ultima sera, non solo l'ultima cena. È l'ultima sera della sua vita. Allora, per quanto riguarda la lezione, semplicemente, tenuto conto che avevamo analizzato molto questo brano, io sottolineo solo tre aspetti nella prima parte della lezione. Il clima che si respira in questa sera, la figura di Pietro e la figura di Gesù. Anzitutto il clima. Quando Gesù compie questo gesto, avviene in un silenzio assoluto e sorprendente. Notate che questo gesto, che facevano gli schiavi, veniva fatto prima di mettersi, noi diremmo, a tavola. Qui invece avviene nel cuore della cena. Come se noi, scusate la banalità, ma per rendere l'idea, noi quando arriva qualcuno in casa nostra possiamo dire deve lavarsi le mani, lo diciamo all'inizio. Non è che uno tra il primo e il secondo, addirittura prima del dolce, dice scusi deve lavarsi le mani, ma dice bisogna dirlo prima. E questo avviene invece nel cuore della cena. Gesù si alza da tavola per lavare i piedi ai suoi discepoli. Nessuna parola. Non c'è neanche una parola, ma una serie di azioni che parlano, cioè Gesù compie sette gesti che parlano. Primo gesto, si alza da tavola. Già questo alzarsi da tavola dice che sta accadendo qualcosa. Secondo, depone le vesti, e noi dobbiamo immaginare che gli apostoli lo guardano in tutti questi gesti e mentre lo guardano si interrogano, cosa sta facendo? Ma perché sta facendo questa cosa?
depone le vesti, prende un asciugamano. Quarto, se lo cinge attorno alla vita. Noi diremmo un grembiule. E tutti, naturalmente, più i gesti, dobbiamo immaginare che più i gesti emergono e più l'interrogativo di questi così si esprime. Ma cosa sta facendo? Versa l'acqua nel catino. Probabilmente a questo punto dovremmo immaginare gli apostoli con gli occhi sgranati, perché vedono questo Gesù che si abbassa e comincia a lavare i piedi dei discepoli. Ultimo aspetto è asciugarli con l'asciugamano. Si alzò da tavola, depone le vesti, prese un asciugamano, se lo cinge attorno alla vita, versa l'acqua nel catino, comincia a lavare i piedi e li asciuga con l'asciugamano. Sono 7 azioni. Noi sappiamo che il 7 della Bibbia è il simbolo della perfezione, della pienezza. A Gesù ha compiuto un gesto pieno e perfetto. Egli depone la sua veste, cioè come se dicessimo, egli depone la sua vita e si inginocchia davanti ai piedi sporchi degli apostoli, come uno schiavo. E questo era il gesto dello schiavo. Questo è il clima, un po' imbarazzante, un po' perplesso, un po' di curiosità, ma cosa sta avvenendo, ma cosa sta facendo, ma cosa gli viene in mente, ma non sta bene. Infatti, appena arriva, ed è il secondo aspetto quello di Pietro, appena arriva davanti a Pietro, Pietro dice: Signore, tu lavi i piedi a me? Scandalizzato. E si oppone, non accetta, tu non mi laverai mai i piedi. Arriva a dire: tu non mi laverai i piedi in eterno. Non sapeva neanche cosa fosse l'eternità. Pietro non accetta, è scandaloso, non vuole che il maestro si abbassi fino a quel punto, non accetta che il Signore, lo chiama così, Signore, il Signore non può abbassarsi così tanto, non può arrivare a fare il servo, anzi lo schiavo. Ma Pietro viene anche in quel momento accompagnato da Gesù, quasi preso per mano. Pietro non può capire questo gesto e Gesù glielo preannuncia: tu adesso non capisci, lo capirai dopo. Nonostante questo e nonostante questa profezia, tu lo capirai dopo, Pietro non resiste e non ha pazienza e potremmo dire anche che non ha tanta fede in questo momento, perché non ci crede, dicendo quella frase: tu non mi laverai i piedi in eterno. A questo punto entra la figura centrale di Gesù, il quale dice a Pietro: guarda, se io non ti lavo i piedi, tu non avrai parte con me, tu non sarai parte di me. Tu non verrai con me, tu non sarai uno dei miei. Per aver parte con lui occorre essere lavati da lui. Anzi, e questo è un paradosso che ci ricollega anche alla parabola di questa mattina, per aver parte con lui occorre lasciare che il Signore pulisca questi piedi sporchi. E se Pietro vuole aver parte, si sente dire: tu devi lasciarti lavare i piedi. Aver parte vuol dire
partecipare all'eredità che è il Signore. E devi deciderti, sta dicendo Gesù a Pietro, tu devi lasciarti lavare i piedi, cioè devi lasciarti amare da me in un modo scandaloso e imbarazzante. Pietro alla fine si arrende, ma non perché ha capito, perché capirà dopo. Perché tra questo fatto e quando Pietro capisce, c'è di mezzo un rinnegamento, un tradimento. Pietro alla fine si arrende, ma pur di rimanere con Gesù è disposto ad un bagno completo. Solitamente un estremo richiama l'altro estremo. Tu non mi laverai mai i piedi. Poi alla fine dice, fammi il bagno. È Gesù che vive sempre in un sano equilibrio, dice guarda che chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. Infatti lui aveva detto, Signore, allora non solo i piedi se non posso aver parte con te se non mi fai questo gesto, ma anche le mani e il capo, tutto. Gesù lava i piedi di Pietro perché lo possa seguire, ma noi sappiamo che Pietro a un certo punto non lo seguirà. Anzi, dice il Vangelo, che lo seguirà da lontano per vedere se ne vale la pena o no. Ecco, questo così per introdurci alla lezione. Per la meditazione invece, la seconda parte, quella parte che ci aiuta un po' ad attualizzare questa parola nella nostra vita, perché uno dice, vabbè, ma a noi non capita di fare questi gesti. Dobbiamo entrare anche noi nel cenacolo e sederci a tavola, come uno degli apostoli, e chiederci, io che cosa proverei di fronte a Gesù che mi lava i piedi? Cosa faremmo noi? Faremmo come Pietro dicendo, no, Signore, io non sono degno, oppure non farlo, oppure fai a qualcun altro, cioè, che cosa sentiremmo dentro di noi? Allora mi propongo due spunti di meditazione per la preghiera. Il primo è che la prima cosa per servire la lavanda dei piedi non è amare, non è servire gli altri. Non è lavare i piedi degli altri, non è questa la prima cosa che dobbiamo fare, ma è l'ultima. Prima c'è una cosa più importante ed è quella di lasciarci lavare i piedi dal Signore. E concretamente cosa significa? Sembra anche molto facile questa cosa, no? Farsi lavare i piedi rispetto al fatto di lavarli noi agli altri è una cosa, io non so se voi, forse una mamma l'avrà fatto nei confronti del bambino, magari un figlio nei confronti della madre, ma questo gesto quando lo fai non ti lascia indifferente, eh? Noi sacerdoti quando lo facciamo il Giovedì Santo non è che lo si fa così tanto per fare una sceneggiata, un po' di teatro, è coinvolgente, interroga molto questo gesto, perché uno comincia a dire, ma cosa sto facendo? Ma poi quel gesto che sto facendo cosa serve? Però se uno si immedesima ed entra nello spirito di Gesù, si accorge che questa è una cosa molto importante.
noi desideriamo sempre guidare tutto, avere in mano tutto, avere tutto sotto controllo, non ci deve scappare nulla. Guai se qualcosa di nostro ci scappa di mano. Noi vorremmo gestire le relazioni, anche quella con il Signore. Si tratta, questo atteggiamento, da una parte di orgoglio. Non ho bisogno che tu mi lavi i piedi. Oppure di paura. La paura è proprio un sentimento che accompagna la vita dell'uomo. Non è vero che è una cosa che provano solo i bambini, non è assolutamente vero. Che tutte le persone hanno paura. Anche le persone di fede, anche loro. Anche i santi, anche loro. Inutile che noi diciamo, ah, io non ho paura di nessuno. Sono frasi che si dicono quando si è soli in un contesto dove ci fa comodo. Ma se uno ci pensa, anche oggi noi abbiamo avuto delle paure. Non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grosso per capire che noi abbiamo delle paure. Io sorrido quando qualcuno mi dice, ah, io non ho paura di morire. Dentro di me dico, beato te. Ma poi aggiungo, probabilmente perché stai benone. Perché la paura è compagna di viaggio dell'uomo. Non c'è niente da fare. Certo, molto dipende da cosa te ne fai di questa paura. Occorre un animo piccolo da bambini per lasciarsi servire senza vergogna. E la cosa più difficile da fare nella vita non è amare, ma lasciarci amare. Anche se uno potrebbe dire, no, ma nella vita è bello essere amati. Sì, sì. Ma anche chi decide di lasciarsi amare si accorge che arriva fino a un certo punto, dice sì, però adesso tu stai lì, eh. Perché quando uno è amato diventa vulnerabile. Ed è la cosa di cui abbiamo più bisogno. Ed è la cosa di cui facciamo più fatica ad accettare, di essere amati anche dal Signore. È una cosa difficile. Perché nell'amare gli altri un po' di protagonismo si nasconde. Io sono bravo, perché? Voglio bene a questa gente, voglio bene a questa persona, voglio bene a questo mio amico, voglio bene a questa situazione. Ma dire in maniera passiva, io sono amato, senza fare nulla, questo un po' ci costa. Ci costa molto. Secondo spunto. Gesù compie tutto questo gesto, eccetera, eccetera, poi si riprende, si riveste, ritorna al posto di prima, seduto a tavola, e fa una domanda. Capite quello che ho fatto? Capite quello che ho fatto? Qui l'intelligenza è chiamata in causa. Il gesto di Gesù è di grande umiltà, ma anche provocatorio e sovversivo. La Chiesa, la comunità cristiana, non può avere uno stile diverso da quello del Signore. La Chiesa deve servire, la Chiesa deve amare,
La Chiesa deve lasciarsi condurre dal Signore. Il gesto che Gesù compie nel Cenacolo, nell'ultima cena e nell'ultima sera della sua vita, è la parabola che spiega tutta la sua vita. Se uno non capisce questo gesto, non seguirà mai il Signore. Non lo seguirà. Perché si accorge che tutte le volte che viene umiliato o ha un atteggiamento in cui è richiesta l'umiltà, uno scappa via. Infatti Gesù dice: guardate che io non sono venuto per farmi servire, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per molti. E se l'ha fatto lui, noi possiamo fare di meno o fare tutt'altro? E concludo con l'ultima frase che riassume tutto quello che Gesù ha detto, ma soprattutto ha fatto e ci ha donato. Sapendo queste cose, il versetto 17, sapendo queste cose, quando Gesù spiega: vi ho dato l'esempio perché facciate così anche voi, e poi in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi l'ha mandato, vi ho fatto vedere come si fa, morale. Sapendo queste cose, cioè scegliendo di vivere questa mentalità del servizio e del lasciarsi amare dal Signore, noi saremo beati se metteremo in pratica queste cose. Questa è una beatitudine, eh? La beatitudine di chi vive. Vedete che quella sera Gesù non ha parlato, ha parlato con i gesti, cioè con la vita. Anche a noi è chiesto di vivere così, magari avendo pazienza con noi stessi. Non sempre ce la facciamo, lo sappiamo, però bisogna aver ben chiaro che cosa significa seguire il Signore, lasciarci lavare i piedi e solo dopo lavare i piedi dei fratelli.